Il Pala San Pietro, oltre ad accogliere le società sportive che già utilizzano la struttura, presto potrebbe tornare ad ospitare eventi, manifestazioni e concerti. Il palazzetto, come noto, sarà ancora dato in concessione al Comune di Como, come negli ultimi anni. Il rinnovo, previsto la prossima settimana, verrà firmato tra il Comune di Casnate Convernate, proprietario della struttura, e Palazzo Cernezzi. Sicura la durata, 3 anni, e probabilmente l'impegno economico, 60.000 euro. Rappresenta invece una novità il fatto che l'impianto tornerà ad ospitare eventi e manifestazioni. Questo sarà possibile perché entro l'anno potremmo disporre delle risorse per degli interventi all'interno che sono necessari per ottenere l'agibilità completa della struttura, spiega il sindaco di Casnate Fabio Bulgheroni. Come noto, oggi infatti il Pala San Pietro può accogliere soltanto 99 persone per sottostare alle prescrizioni di sicurezza. La struttura potrebbe però tornare ad ospitarne fino a 2.000 e quindi essere adatta, come accadeva in passato, ad accogliere manifestazioni, concerti e altro. I lavori previsti dovrebbero subito interessare i parapetti, passaggio necessario. Nella nuova concessione dovrebbe così essere presente l'indicazione in base alla quale si potrà prevedere la suddivisione al 50% dei proventi derivanti dalle manifestazioni. Infine, per le società sportive di Cantù, basket e volley che hanno provato invano ad ottenere l'impianto, potrebbe comunque aprirsi uno spiraglio. Potrebbero infatti crearsi degli spazi nelle ore in cui il Pala San Pietro sarà libero da destinare ad altre società come quelle appunto di Cantù.